Si era gettato a capofitto in un volo lacero, convesso, aggirando due o tre volte il tavolo, aggrappandosi per un attimo un cornicione, impigliandosi a un pistolo. Romanzo di disillusione, di controformazione, se vogliamo, di una, diciamo, di un entusiasmo politico che si riflette anche con una sorta di, diciamo, di normalizzazione anche da un punto di vista proprio esistenziale, riassorbimento in una società diciamo sonnolenta ma in qualche modo anche ineluttabile, quella dell'Italia del secondo dopoguerra. Forse proprio questo elemento è risaltato malgrado la grande simpatia, il grande piacere che mio padre ebbe nel soggiornare, nel frequentare Teramo, però gli parve davvero in qualche modo che potesse essere un'ambientazione, una cornice esemplare per questo suo romanzo, quindi non solo per la dominante naturalmente abruzzese, di un'abruzzesità però che insomma in qualche modo in un momento anche lì di trasformazione, ma anche diciamo per una serie di, diciamo di proprio dell'intera momento critico ma al tempo stesso pieno di dinamico, pieno di insomma diciamo di futuro ancora da scoprire che nell'Italia del secondo dopoguerra e fino ai primi anni 60 quando lui poi pubblicò questo libro da Vallecchi vincendo il premio Campiello. È inutile ricordare la figura di Mario Pomiglio e quanto sia stata importante e legata al territorio teramano, ha più volte ambientato dei suoi racconti nella realtà teramana, ma soprattutto è stato una delle figure più importanti nello sviluppo del premio Teramo, tanto che oggi una delle sezioni del premio stesso è dedicata proprio al ricordo della figura di Mario Pomiglio. Quindi quando abbiamo immaginato il percorso di rilancio del premio stesso con il nuovo presidente Simone Gambacorta e con il segretario Paolo Ruggeri, siamo ripartiti dalla valorizzazione di quelle figure che in qualche modo hanno dato lustro a questo premio, hanno dato lustro alla nostra comunità. È stato prima il momento di Gianmario Sgattoni, oggi l'intitolazione di questo largo a Mario Pomiglio, proprio per continuare su questo percorso.